Ciao Como, buongiorno. Oggi vi presentiamo il neo presidente della Camera di Commercio, colui che è subentrato a Marco Ganimberti, ed è appunto Ezio Vergani. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Allora, sede qua di Como, però dovrà alternarsi, credo, perché la Camera di Commercio è Como e Lecco e quindi bisognerà lavorare in sinergia. Qual è il suo scopo? Qual è l'obiettivo, presidente? Ma, visto che ha citato come Lecco, l'obiettivo è quello di unificare i territori dal punto di vista degli investimenti e delle scelte strategiche, mantenendo magari un po' le specificità di ogni singolo luogo, perché non è solo come Lecco, poi c'è il Lago, c'è la Brianza da cui vengo io, che hanno tutte delle caratteristiche, tutti luoghi che hanno caratteristiche diverse, quindi da un lato cercare di mantenere, riuscire, sarebbe molto bello se si riuscisse a mantenere le caratteristiche di ognuno mettendole invece tutte insieme, anche a livello lombardo. Sì, è un territorio un po' particolare, diverso, diversificato, vero? Il Però è territorio. molto bello, un territorio Senza dubbio, bellissimo. presidente, senza dubbio. Ecco, lei rappresenta tante aziende, un territorio veramente molto vasto. Cosa si sente di dire loro? È un periodo molto difficile, lo sa meglio di me. Per gli imprenditori i periodi sono sempre difficili. Non c'è mai un Questo. periodo dove tutto va Ah, questo è vero, in bene. effetti ha ragione. E quindi bisogna semplicemente continuare a lavorare seriamente, a stare molto attenti alle dinamiche dei mercati e cercare di essere sempre un piccolo passo più avanti della concorrenza. So che è facile da dirsi e difficile da farsi, però guardi che nel nostro territorio e in tutta la Lombardia, devo dire, i risultati dicono che non siamo poi così male. Quindi anche dal punto di vista delle nuove tecnologie, giusto Assolutamente, Presidente? È assolutamente. corretto? Sì, abbiamo delle realtà molto belle, una anche a 2 passi da casa mia, alla Technoprobe, che lavora con la Apple, quindi diciamo con società di prima linea nel mondo, ecco. Quindi no, abbiamo un sacco di, nei vari settori abbiamo un sacco di aziende che hanno magari delle piccole posizioni di nicchia, ma molto elevate a livello mondiale. Dicevo, col suo predecessore Marco Galimberti, lui è venuto fuori dal Covid, insomma, avete cercato come Camera di dare un aiuto importante alle aziende. Qualcuna ce l'ha fatta, qualcun'altra no. Lo scopo è sempre quello di avere numeri sempre positivi, Presidente, giusto? Anche se dicevamo non è mai il periodo buono, sicuramente. Cosa si sente di dire per chiudere appunto soprattutto ai Comaschi, agli imprenditori Comaschi e magari un saluto anche a chi l'ha preceduto, Marco Galimberti? Beh, prima di tutto io ho visto il lavoro che ha fatto Marco, è stato un lavoro molto difficile per 2 motivi. Il primo per il Covid che ha creato dei Ha problemi, avuto un disastro dei importante. disastri importanti. Il secondo perché è stato il primo a lavorare alla fusione dei 2 territori e per chi io qualche fusione aziendale l'ho fatta e so Infatti, ho che. chiesto a Marco l'altra volta, ma il derby lo lasciamo al calcio? Lui mi ha detto assolutamente sì, giusto, Io Presidente? poi tengo per il Monza, quindi si Per cui, figuri. ah, bene. No, dicevo, il derby è calcistico. Camera di Commercio Comolecco e Camera di Commercio Comolecco Unica, 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 esatto, questo è unica. molto E importante. quindi agli imprenditori di Como e di Lecco dico di continuare a lavorare seriamente, così come hanno fatto negli ultimi tempi, e sicuramente se si lavora seriamente, se si hanno delle idee buone, i risultati poi alla fine arrivano. Grazie Presidente, buon lavoro. A lei.